come sapete ormai il motto di questi video è benvenuti in un nuovo giorno e quindi in una nuova avventura, perché non sappiamo mai cosa finiamo a fare. Stamattina mi sono svegliata, devo un pochino mettere a posto. Le ho steso la lavatrice ieri, quindi credo che dovrò ritirare queste cose. E poi appunto oggi continuo a fare la bella lavanderina, perché ho tutta la mia lavatrice di panni neri da fare e poi devo portarla su, perché ho scoperto da poco che abbiamo tipo un piccolo rooftop. Se vi foste mai chiesti com'è fare la lavatrice in Corea, questo qui è il modello, diciamo, che c'è più spesso, che è quella circolare con il foro, diciamo, sulla parte superiore. Con Papago, che è il traduttore, mi sono fatta un po' un giro di traduzione, diciamo che faccio tipo il lavaggio, faccio un po' a caso in realtà. Questi sono tutti i miei detersivi ed ecco che parte la nostra amica. Praticamente adesso si riempie di acqua, poi comincia a fare giri, centrifughe e cose e poi finisce. 27 minuti. Colazione di oggi, perché dobbiamo un attimo ricominciare a mangiare meglio, e yogurt. Ci ho, diciamo, sfrantumato dentro un biscottino della misura. Ok, la lavatrice è finita, quindi adesso mi carico tutti i panni e li portiamo su. Questo qua è il piccolo rooftop. Spero non si chiuda, quindi ci metterò questo sassolino. Ok, ci manca solo che rimango chiusa sul tetto del palazzo. Qui è sotto dove entriamo per casa nostra. Qui, come vedete, c'è un parcheggio qui vicino. Sotto è dove scendiamo per andare verso la metro. Stanno facendo i lavori, ecco dov'è. Qua che si sente il casino, mentre di qua si vede quest'altra visuale. Ma stanno facendo lavori ovunque. Questi giorni lavori ovunque. Ok, lavoro completato. Dovrò solo ricordarmi di prenderla stasera, perché l'altro giorno mi ero scordata, vi dico solo questo. Tra l'altro questi giorni aveva rinfrescato parecchio, adesso fa di nuovo caldo. Non si capisce niente con queste temperature. Siamo arrivati qua al caffè bar. Qui dovete sapere che è molto comune che ci siano questi caffè dove appunto ci sono anche gli animali. In questo caso ci sono dei cagnolini, vi faccio vedere. Eccolo qui. Magari qualcuno se lo ricorderà per altro, ovviamente. Ma noi volevamo troppo venirci. Guardate che carini tutti i cagnolini. E questo qui è il posto. Quindi adesso entriamo e vediamo. Tra l'altro, quanto mi mancano i miei cagnolini, voi non avete idea. Cioè, un mese senza i miei cani. Morto. Ma siete dei patati! Ma siete dei patati! Oddio, quanto mi mancano i cani! Oddio, scusa! Qui ci sono gli snack, penso che li potete comprare. E qui si prende il caffè. Ciao polcetto. Mi prego. Ti rendi conto? Oddio, si è arrabbiato. Lui si è totalmente sfaparanzato. Guarda, lo ti prego. Eccolo. Eccolo. No, si è innamorato di lui. Sì, hai visto come fa yoga? Oddio, che carini. Abbiamo preso caffè, penso sia un caffè, no, che? Che mi piace? Milk tea. Ah, milk tea. Quando sono andate via ho dormito tutto il tempo. Ciao, guardato. Che maschio? Un maschiettino. Madonna, che bello questo colore. Bellissimo. Eccolo, guarda. Saluta. Guardate che rapito. Oddio, sono di burro. Siamo rivenuti nel nostro posto preferito. Questo ormai è il nostro posto preferito, perché è buonissimo, fa tutte quelle cosine un po' velocino così. C'è il nostro radish qua, che mi chiedete ancora che cos'è. È radish. Come lo dici? Radish. Non l'ho mai visto in Italia, sinceramente. Ecco il pasto della mia amica. Buonissimi. Questi sono i cold bibimian. Ma questi sono vegetariani. Allora, questi qui sono i miei invece, che non hanno l'ovetto. Sono diversi lo spaghetto, intendi? Mm-hmm. Lo tagliate in quante parti vi va. Oggi noi veg. Aia, indovina? Questa poteva farli pure vegetariani, sicuramente. Perché non li mangiano? Beh, li mangio io. Buon
buongiorno. Oggi è 4 di ottobre. Detto ciò, ero su YouTube a recuperare qualche video facendo la mia solita colazioncina. Ieri sono ripassata dal tatuatore perché dovevamo vedere se ripassare un pezzo oppure no. Alla fine non l'abbiamo più fatto, l'abbiamo lasciato così. Io e la mia amica Jenna, che avete visto nel vlog di Jeju, che era ragazza appunto americana, andiamo al concerto di Pink Sweat. Magari la maggior parte di voi lo conosce. È l'unica data che fa qui a Seoul. Tant'è che, non so se lo vedrete in questo video o nel prossimo, ma tra qualche giorno ho anche il concerto a Daegu. È un concerto universitario, che qua è una cosa che fanno molto spesso, quindi sarà anche quella un'esperienza totalmente diversa. Quindi prima di ciò facciamoci una restauratina veloce. Ieri ho comprato questi patch qui. Tra l'altro questi giorni ho fatto un sacco di maschere, però ripeto, proprio quando la pelle è di base fa schifo, non dipende da me, è una questione ormonale in questo momento. Allora, siamo qui in metro con 5 riviste su 6 perché una ce l'aveva già presa la nostra amica, ovviamente tutte per Ross. Sto morendo di caldo, cioè sto sudando letteralmente. Ora mi mancano poche fermate, sono arrivata a casa così mi vado a preparare per il concerto. Siamo qua, io e la Jenna. Hi, Soju! Lei si sta caricando perché purtroppo qua in Corea i concerti sono un po' particolari. Vediamo stavolta con il pubblico. Let's see the public in this kind of concert. They're dressed in pajamas, no drinking, just a casual. Sitting, yeah. Ok, guardate, fanno le file anche per entrare nei floor, perché noi abbiamo questo numerino praticamente, 077. We are inside! We are super close! Ok, è arrivata la band, quindi penso sia proprio per iniziare. Allora io stavo lavorando al telefono, Jenna era un po'... ho sbagliato. Jenna, I just have... that we take the... the wrong train? We just go wrong. E stiamo andando al National Museum. Siamo arrivati all'entrata, guardate che bello. Il posto è bellissimo, ci sarà ancora luce spero. Non so quanto ci vorrà per fare il giro. Bello grande. Ora, entriamo. Non mi sono informata se bisogna effettivamente pagare l'ingresso o se si entra e basta. Quindi vediamo e vi possiamo dare maggiori informazioni. Comunque è bellissimo. Cioè proprio la struttura è già bella. Posa, la nostra modella. Ok. Ok, a quanto pare c'è scritto free entry, quindi noi andiamo. Guardate dentro, che meraviglia! Ci sono i robottini informazioni. Back, floor by floor information. Ah, ok. Ok, noi siamo qui. Quindi adesso ci facciamo preistoria, medioevo, ok? Sempre! Lasciatemi! Allora, mi sembra un pelo eccessivo. Addirittura mettere gli spot per terra. Noi alla fine di questo viaggio. Ci sono i piccoli distributori di acqua. Questi sono i bicchierini praticamente monouso. Ti danno l'acqua gratis ma ti rendono impossibile berla. La devi guadagnare come ogni cosa in Corea. Tu la vedi che è gratis, sembra gratis. Comunque era più semplice di quello che pensavi, eh? Così. Sono riuscita. Cos'è complicato, scusa? Ma allora sono io stupida.
Effettivamente quasi tutte le nostre merende sono ai Pioni John, ai convenience store. Dobbiamo impegnarci di più, andare più caffè. Abbiamo fatto poco caffè hopping in giro. Sì, dobbiamo farlo. È andato. Siamo brevemente tornate a casa per fare un piccolo pit stop. Più che altro ci siamo messe delle cose un po' più pesanti perché fa freschissimo dopo, secondo me. E dobbiamo, oggi è una giornata lunga, stiamo un attimo riprendendo i nostri ritmi da ragazze che devono fare cose interessanti. Quindi adesso stiamo andando in un bar qui a Hongdae che vi faccio vedere, dove si possono fare le cover personalizzate, cioè è un caffè, quindi nel mentre che poi voi avete finito di fare la vostra cover, che loro ve la asciugano, ve la sistemano e tutto, potete prendere qualcosa da bere, da mangiare. Quindi andiamo un attimo a vedere, magari diventerà il nostro posto preferito, sforneremo cover tutti i giorni. Eccoci. Qua venite a ordinare ovviamente i vostri drink, poi chiedete il vassoietto e vi danno il modello della vostra cover e qua c'è scritto tutto come fare, però insomma sostanzialmente mettete le cose che volete inserire sulla cover nei vassoietti. In realtà penso queste siano le altre cose che potete anche decorare. Noi adesso vi abbiamo detto la phone case, ma vedete ci sono anche i portafoto card, i cosini qua per le AirPods, specchietti, quello che cos'è? Non lo so, sarà un contenitore di qualche tipo. Una volta che avete scelto tutto andate in cassa, pagate. Io ho pagato 16.300 won, che sono circa 12 euro per questi charm che ho scelto. La pittura invece è free e poi vi do tutti i tools per fare le cose. Ci ha detto di lasciarle asciugare per almeno 2 giorni, così si assesta bene il tutto, ma è bellissima, vi prego. Adesso siamo riuscite nella nostra strada preferita di Hongdae, quella insomma dove ci sta anche il coso dei waffle. Non mi ricordo se effettivamente l'altra volta che eravamo con Marco avevo ripreso qualcosa. No, mi sa di no. Quindi vi facciamo vedere la pizzeria. Ah, si chiamava Rosso. Marione è un'altra. Sì, esatto, Marione è un'altra che dicono che è buonissima. Però ci dobbiamo andare. Fa freddino, è vero. Abbiamo preso una giacca. Quindi adesso andiamo a vedere se c'è posto. Presumo di sì. Ogni tanto se ne escono con qualcosa di strano. Ora c'è questa colonna 3D. Siamo venute in pizzeria Rosso. Gianna si è presa l'insalata. Gianna, you know? On YouTube they say that you look like Kim Kardashian. Lei si è presa l'insalatina. No, qua però bella, eh? No, non qui da sala di quello solito. Chiudere questo video finalmente.